Il finale di un'opera è, secondo me, una delle parti più importanti di essa. Può cambiare le carte in tavola e la percezione che poi si avrà. Può elevare quell'opera, oppure può affossarla. Può rendere un bel film ancora più bello e consolidarlo, oppure renderlo dimenticabile. Checché se ne dica, i finali sono una parte fondamentale di qualsiasi opera. Sarà molto difficile trovare qualcuno che consigli, che ne so, un videogioco perché è effettivamente bello, che però dica salta il finale perché è proprio brutto. Almeno questo è il mio punto di vista. Il finale è qualcosa di fondamentale e molto spesso racchiude anche tutto il senso di un'opera. Ed è per questo che ho deciso di fare questa non classifica, ovvero una lista con i finali che più mi sono piaciuti durante tutta la mia carriera videoludica, per un motivo o per un altro. Chissà quanti me ne dimenticherò, però intanto faccio questa, magari ci sarà poi una parte 2. Dunque, tutti questi titoli sono messi in maniera sparsa e non in ordine di preferenza. Chiaramente ci saranno spoiler in questo video, dunque invito chi non ha giocato questi videogiochi di saltare. Tanto comunque ci saranno i timestamp con il titolo di ogni videogioco trattato. Insomma, regolatevi voi. Vi invito comunque a commentare con i vostri finali preferiti perché mi farebbe molto piacere, oltre ad avere potenzialmente nuovi giochi da recuperare poi. Il primo Mafia, l'originale, non la Definitive Edition, è uno dei miei giochi preferiti di sempre. Sarà impossibile dimenticarlo anche perché è stato uno dei miei primissimi videogiochi su PC, comprato con l'edizione numero 100 di giochi per il mio computer. Conosco la mappa a memoria e i dialoghi ce li ho letteralmente tatuati sul cervello, per citare Seinfeld. Nonostante i difetti dell'epoca, era e rimane ancora oggi un vero e proprio capolavoro. Aveva un modello di guida letteralmente mai visto per l'epoca in un gioco così, e ancora oggi risulta essere all'avanguardia. Uno shooting difficile ma soddisfacente, grande varietà di missioni, con un design molto libero e creativo agli approcci, dei personaggi memorabili sia primari che secondari, e la narrazione che rimane ancora oggi una delle più impattanti a livello videoludico. Il finale poi è la ciliegina sulla torta, crudo e tragico come è giusto che sia per una storia così. Se nel remake viene cambiato quasi tutto, mostrando Tommy che muore con la sua famiglia, nell'originale Tommy invece muore da solo, nel giardino di casa sua, senza abbracci, carezze e addii. La vita nella mafia è una vita di solitudine e di tradimenti, ed è giusto che finisca così. E mostra come Tommy non sia una brava persona, per quanto ci abbia provato, e che gli errori fatti si pagano a caro prezzo. In ogni caso vi lascio anche questo video in cui il director del gioco, Daniel Vavra, guarda il finale del remake e lo compara alla sua visione originale. The Last of Us è stato per me un videogioco molto importante, perché all'epoca un gioco narrato in maniera così cinematografica non mi era ancora capitato sotto mano. Nonostante sia invecchiato a livello puramente ludico, trovo invece che a livello narrativo sia ancora molto fresco, grazie ad una caratterizzazione molto forte dei protagonisti e dei loro comprimari, che sopperiscono ad una storia che in molti casi sa di già visto. Non a caso Joel ed Ellie sono due icone amatissime del mondo videoludico, grazie al loro rapporto, all'alchimia che c'è fra di loro, alle loro liti e ai loro momenti di tenerezza. E tutti questi fattori sommati ne fanno uno dei rapporti padre-figlia migliori che si siano mai visti su schermo. Anche televisivo, visto che dal successo del videogioco ne è nata una serie TV di altrettanto successo. Il finale di The Last of Us è sconvolgente per come tutto l'atto finale viene strutturato. Certo che è molto videogiocoso e iperrealistico, se così vogliamo descriverlo, per via di come Joel riesca a far fuori da solo un intero plotone, ma alla fine funziona. Un atto tremendamente egoista di Joel, che fino a quel momento era un eroe, il nostro eroe, ma che con il suo gesto condanna l'umanità ad un futuro ancora più buio, privandola dell'ultima speranza possibile e di poter ripartire a vivere. E tutto questo avrà poi un effetto tremendo sul suo rapporto con Ellie, che una volta svegliatasi già comincerà a dubitare fortemente di quanto detto da Joel. Insomma, un gesto che alla base ha delle buone intenzioni, ma che ha letteralmente devastato un rapporto, oltre che il futuro dell'umanità. Per poi avere una chiusura letteralmente da brividi, ripresa dal film The Road di John Hillcoat, a sua volta basato sulla strada di Cormac McCarthy. Quei momenti finali, quella musica di Gustavo Santaolalla, quello stacco al nero, mi fanno venire i brividi ancora oggi. Se The Last of Us mi ha fatto piangere ed emozionare con il suo splendido finale, la seconda parte mi ha fatto cadere in un profondo stato di depressione ed emotività per la maggior parte dell'estate 2020. È stato un titolo discusso, troppo discusso per i miei gusti,
per cose che in realtà non hanno senso di esistere, per una polemica inutile e sterile che poi ne ha condizionato la percezione da parte del pubblico. Il gioco rimane per me un capolavoro, sia chiaro, e va a migliorare anche il lato ludico, che peccava nel primo capitolo. Risulta più divertente da giocare, offre più possibilità e un livello di sfida più soddisfacente, grazie all'IA dei nemici che sono più svegli e ad un game design, level design, di molto migliorati. A livello narrativo riesce a cambiare le carte in tavola più volte e a stravolgere le aspettative del giocatore, anche facendolo infuriare, certo, ma è ciò che il gioco vuole e ciò che gli sviluppatori hanno pensato per il giocatore, per un'esperienza così, con un intento ben specifico. Il gioco non solo fa capire come la violenza e la vendetta non possono far altro che portare altra violenza, ma come alla base del cambiamento di tutto quanto ci sia il perdono. L'ultima parte di The Last of Us parte 2 è veramente straziante, con Ellie ed Abby ormai deperite, e che ormai non ce la fanno più, l'ultimo combattimento sa veramente di troppo, cioè è veramente troppo, ma è fatto apposta. E poi quando Ellie fa ritorno a casa, ormai una casa abbandonata, e c'è quel flashback con Joel, il gioco assume il suo senso in maniera perfetta, si chiude proprio il cerchio narrativo, riuscire a perdonare e perdonarsi, oltre che lasciare andare. Non si scappa da Rockstar Games. Il primo Red Dead è uno dei miei videogiochi preferiti di sempre, lo dico ogni volta che parlo di questo gioco. Ed il finale è decisamente all'altezza della sua reputazione di capolavoro. Anzi, se vogliamo, il finale lo eleva ancora di più. Il videogioco in sé è pieno di momenti clamorosi. La prima cavalcata in Messico è il momento più famoso, potremmo dire. Però uno dei momenti che ho apprezzato ancora di più è quello dopo la morte di Dutch. Morte di Dutch che tra l'altro è uno dei momenti più alti del videogioco e va a costruire il primo atto che porta al finale, ed è reso in maniera impeccabile, senza troppi fronzoli, niente musica commovente, niente di niente. Solo un uomo alla fine del suo percorso che ha capito di fermarsi, e poi c'è John che finalmente può tornare a casa dalla sua famiglia, con Compass in sottofondo. Una scena veramente clamorosa. Insomma, il videogioco ha costruito tutto attorno al finale, tutto a servizio del finale. Non vive in un mondo a sé stante. E quando finalmente John Marston sembra aver appeso il fucile per tenerlo lontano, ecco che torna al bureau, guidato da Edgar Ross, in un tragico finale senza via di scampo. È la prima volta che ci ho giocato, ho veramente sperato che John, uscendo da quella porta del fienile, potesse uccidere tutti i soldati. Invece no. Un addio veloce ad Abigail e a Jack per metterli in salvo, un dolce saluto, e via ad affrontare il proprio destino, che finalmente ha deciso di bussare alla sua porta per saldare i conti. Ci sono altri giochi anche prima di RDR1 dove il protagonista moriva, ma in questo videogioco Rockstar la cosa mi ha lasciato scosso e spiazzato, perché in questo si poteva continuare a giocare, ma nei panni di suo figlio, nei panni di Jack, lasciandoci un'eredità molto pesante. Cambiare protagonista per giocare all'epilogo, come già detto, mi ha lasciato spiazzato e malinconico, ma mi ha dato anche il tempo di elaborare il lutto di John. E con mia grande sorpresa, il gioco non era totalmente finito, ma restava un'ultima cosa da fare. Rintracciare Edgar Ross, ormai in pensione, e sfidarlo a duello. Un finale nel finale che non restituirà serenità a Jack e al giocatore, ma che almeno darà un po' di soddisfazione. Outer Wilds è un videogioco che ho finito proprio di recente, e ci ho fatto un video qualche giorno fa, ma mi è talmente sconvolto e colpito che non potevo non metterlo. Ed il finale. Non so nemmeno come descriverlo bene, ma mi ripeto, come detto in Red Dead Redemption, tutto il gioco è costruito a servizio del finale. Tutta la storia dei Nomai, tutta la nostra storia, tutta la storia dell'universo. Noi siamo l'universo e l'universo è noi. Questo è uno dei tanti messaggi di Outer Wilds. Ed è fantastico come il finale ci metta in questa prospettiva, ovvero come noi, l'ultima persona ad essere rimasta in vita alla fine dei tempi, abbia un'esperienza basata sul proprio punto di vista. Proprio come un'altra persona avrebbe avuto un'altra esperienza al posto nostro. Come bisogna prendere delle decisioni e far proseguire gli eventi, piuttosto che rimandare all'infinito e far sì che quelle siano solo delle possibilità. È tutto stupendo, dalla narrazione a livello sensoriale, che comprende l'aspetto grafico, sonoro e immersivo. Non so spiegarlo bene nemmeno io perché non trovo le parole giuste, probabilmente la mia interpretazione non è nemmeno giusta, se c'è un'interpretazione giusta. Ma è forse il miglior finale che io abbia mai vissuto in un videogioco. Anzi, un miglior finale in generale. È un'esperienza assolutamente da vivere ed è il motivo principale per cui tutti dovrebbero giocare Outer Wilds. Altro giro, altra corsa, altro finale clamoroso.
di Kojima mi ha sempre affascinato il suo approccio al mondo dei videogiochi, con la sua visione che possiamo tranquillamente definire come unica, le sue stravaganze, il suo cercare di spingere il limite di cosa è possibile fare nei videogiochi, quanto più possibile. La sua passione per i film lo spinge ad ogni videogioco a cercare di assottigliare quanto più possibile la sottile linea che separa questi due media, così diversi eppure con così tanti punti d'incontro. Metal Gear Solid 2 è probabilmente il capitolo che più preferisco della saga per diversi motivi, e tra questi rientra il finale. Un finale che non ha lo stesso impatto emotivo come potrebbe essere Metal Gear Solid 3, ma che porta all'estremo proprio quello che Kojima si è sempre improntato di fare, ovvero, come ho detto prima, quello che è possibile fare attraverso un'opera interattiva. Tralasciando il fatto che riuscì comunque a spiazzare tutti con il cambio di protagonista dopo il primo atto di gioco e riuscì a trattare temi ancora oggi attualissimi come il controllo delle informazioni nell'era digitale, Kojima riuscì anche ad offrire un finale unico nella storia dei videogiochi mai visto prima di allora. La rottura totale della quarta parete con conseguente shock del videogiocatore e del protagonista, che in questo capitolo sono la stessa cosa, riuscendo ad unire anche la narrativa all'interno della saga stessa. Concludendo tutto con un bellissimo discorso sulla nostra eredità da lasciare come esseri umani, in modo che non sia solo DNA, e su come costruire il futuro e tenere vivo il passato siano fondamentalmente la stessa cosa. Mi è venuto in mente da mettere un finale nostalgico ai massimi livelli per me. Blood and Wine rimane ancora oggi la mia parte preferita dell'avventura su The Witcher 3, grazie alla sua atmosfera, ai suoi colori e alla sua ambientazione, grazie a tutto, insomma. Blood and Wine è l'addio definitivo a Geralt, ad un mondo capace di tenermi incollato per centinaia e centinaia di ore. Tutte le avventure vissute fino a quel momento erano state stupende, fuori di testa e anche stancanti, se ci pensiamo. E quando Geralt e Riges si mettono a discutere del proprio futuro, sorseggiando dell'ottimo vino, non si può far altro che sentirsi lì con loro, con la meravigliosa città di Beauclair sullo sfondo. Il riposo del guerriero assieme ad un carissimo amico. E poi quando Geralt rompe la quarta parete guardando in camera e rivolgendosi al giocatore, lì allora si raggiunge nostalgia totale per tutte le avventure passate insieme. Un caloroso abbraccio da parte degli sviluppatori che proseguirà fino a quando Geralt, tornato a Corvo Bianco, troverà un ospite speciale, a seconda delle scelte del giocatore. Insomma, la mia espansione preferita in assoluto nel mondo dei videogiochi. La saga di Halo mi ha accompagnato per tanti anni, mi ha divertito tantissimo e la porterò sempre nel cuore. Personalmente dopo Halo Reach non me la sono sentita di continuare, sia perché lo sviluppo è passato ad un altro studio, sia perché era giusto che finisse a quel punto, perché non aveva più nulla da dire. E quale miglior modo per finire l'avventura su Halo se non con Halo Reach, un capitolo dal tono totalmente diverso dagli altri, molto crepuscolare e che trasmette benissimo la sensazione di catastrofe inarrestabile, nonostante tutti gli sforzi. Ne ho parlato anche in questo video. Il finale di Halo Reach è per me perfetto e sono felice di aver chiuso così la saga nel migliore modo possibile. Una fine che porta ad un nuovo inizio, facendo il giro e finendo sulla Pillar of Autumn, proprio dove tutto era iniziato. Bully è un altro gioco che mi ha segnato nel profondo, non perché sia culturalmente rilevante o abbia delle riflessioni particolarmente profonde sulla vita o per chissà quale altro motivo, ma semplicemente perché mi ha fatto divertire tantissimo e calare in un contesto stupendo che probabilmente non si ripeterà mai più. Bully rimarrà sempre nel mio cuore per l'atmosfera che ha, per le cose da fare, per la mappa e per tutte quelle piccole cose che lo rendono un videogioco unico nel suo genere. Ma soprattutto rimarrà nel mio cuore per il suo finale, per la sua estate infinita. Non parlo di finale a livello narrativo, parlo proprio di atto finale, di come il gioco poi ti lascia libero. Appunto, quell'estate infinita, un luogo dove il tempo non passa mai e si ha la libertà di fare qualsiasi cosa si desideri. Un po' come la nostalgia mi fa ricordare le estati da piccolo, che sembravano veramente interminabili. Un videogioco è un finale da portare sempre nel cuore. E termino questo video con il finale di Ico, probabilmente un finale che non esiste davvero nelle vicende del videogioco, visto che Ueda ha rilasciato qualche dichiarazione, ma che mi ha fatto emozionare tantissimo, dopo le centinaia di peripezie passate col bambino e con Yorda per riuscire a scappare dal castello, dopo lo scontro finale e gli avvenimenti tragici. Il finale sulla spiaggia di Ico è qualcosa che mi rimarrà sempre dentro come rifugio sicuro nei ricordi. Grazie alla sua sabbia bianca accecante, al bambino che corre verso il corpo di Horda, che si risveglia, sorride e pronuncia delle parole di cui non sapremo mai il significato. E va bene così. Bully
un finale stupendo per un videogioco altrettanto stupendo. Io a questo punto vi ringrazio per l'attenzione, come sempre, fatemi sapere i vostri finali preferiti e cosa ci dovrebbe essere in un prossimo video dedicato ai finali, secondo voi. E a questo punto ci vediamo al prossimo video. Ciao!